Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Ci troviamo alle 19.30 come ogni martedì e ogni giovedì. Prima di conoscere come di consueto il nostro ospite, guardiamo il sommario della puntata. Oggi, come dalla grafica, ci occuperemo del quartiere Rizzoli, ci occuperemo del Parco Lambro e ancora della scuola ex Maroncelli di Rimembranze di Lambrate. Tutto questo con la presidente del Municipio 3, Caterina Antra, alla quale do il benvenuto. Buonasera. Buongiorno e buonasera a tutti. Allora, lei è già stata nostra ospite, abbiamo avuto modo di parlare, quindi anche di conoscere un po' il nostro programma. Quindi le tocca una sfida ardua, ecco, difficile, è, quella che la mette alla prova. Ma andiamo, è l'emozione della giornata. Della giornata, giustamente. Ma andiamo alla grafica, così vediamo la domanda del nostro quiz presidenziale. Oggi le chiediamo quale cantante rese famoso il quartiere Ortica con la sua canzone. A. Iannacci, B. Dario Fo, oppure Giorgio Gaber. Enzo Iannacci con il palo dell'Ortica. Mi sembra che la risposta sì. Sia stata data con una certa velocità, vediamo se è esatta. Complimenti, grazie. Si guadagna il punto della puntata e quindi c'è anche una targa proprio nei giardini dell'Ortica dedicati al palo dell'Ortica. Ecco, noi mettiamo a disposizione queste nozioni in modo da conoscere, no? Mettersi alla prova anche per capire quali sono le bellezze anche da scoprire di Milano. Adesso però lascio a lei la parola, Presidente Antra, perché parliamo del quartiere Rizzoli. Mi sembra che abbiamo un po' di cose da dire. Sì, è un quartiere su cui come Municipio 3, insieme ovviamente con il Comune centrale e gli assessorati per le diverse competenze, abbiamo focalizzato molto le nostre iniziative, il nostro impegno politico e amministrativo. Proprio in questi giorni, stiamo assistendo ad una, si può dire, ad una bonifica di un terreno che ha dato un terreno INPS proprio posto sulla via Rizzoli, che da tanti anni è occupato abusivamente da diversi insediamenti, anche proprio di strutture proprio abusive, totalmente abusive, in un'area di esondazione del Lambro, quindi in un'area molto pericolosa. Recentemente, o ormai da alcuni mesi, abbiamo sempre costantemente ricevuto segnalazioni e noi stessi abbiamo assistito a situazioni veramente di illegalità totale, oltre alle occupazioni abusive, anche a risse, cioè pare che ci sia una sorta di discoteca abusiva, risse, bottigliate, addirittura sono stati trovati insediamenti abitativi all'interno, la polizia locale ha nei mesi scorsi sequestrato diverse bombole di gas, insomma una situazione effettivamente molto un po' diciamo esplosiva. Allora, la proprietà, ripeto, è dell'INPS che però sta effettuando su input del comune, ma in accordo ovviamente con l'ente previdenziale, stanno cercando di appunto di effettuare questa azione di liberazione dalle strutture abusive, però in maniera graduale, perché ovviamente lì ci sono questi orti. C'è una colonia felina dove appunto ovviamente lì il comune deve necessariamente tutelare la vita di questi animali e per cui c'è proprio la preposta del comune alla tutela degli animali e delle colonie feline, è in accordo con la tutor dei gatti, stanno cercando di individuare una soluzione alternativa. Recentemente si è anche presentata un'associazione che tutela la vita dei ricci, e pare che in un ambiente di questo genere ci possano essere, sono stati avvistati, quindi anche in questo caso si procederà per step in modo di salvaguardare ovviamente e tutelare la vita di questi animali, per cui non è che domani si entra con le ruspe e si spiana tutto, bisognerà intanto catalogare tutti i vari materiali che si trovano presenti, perché si parla addirittura di, cioè ci sono macerie, ci sono strutture fatiscenti, dicono anche esserci amianto, per cui è necessario procedere con una bonifica molto puntuale.
Questo per fare che cosa però? Perché è ovvio che non è che ci si diverta a buttare via e a spianare i terreni, ma lì c'è tutto un progetto di riqualificazione delle sponde dell'Ambro, in accordo, in azione collettiva da regione, comuni della Valle Nord dell'Ambro, ERSAF, Regione Lombardia, Comune di Milano, Municipio 3. Per restituire ai cittadini un'area verde pulita, sicura e quindi che si possa, diciamo, percorrere tranquillamente in maniera continua, perché quest'area qui adesso crea un tappo che non può per consentire proprio il percorso continuo. C'è un'area che è di proprietà comunale a fianco che è stata totalmente pulita e bonificata. E questa invece adesso vedrà, ci vuole del tempo, non è in 2 giorni. Quindi, però questa era sicuramente un'attività necessaria da Sì, quindi svolgere. anche un po' Quindi. per dare risposta agli articoli che sono usciti, insomma, che hanno Sì. segnalato il problema, ecco, questo. Certo, noi proprio, guardi, io quasi tutte le sere ricevevo filmati, telefonate di incendi abusivi e quindi insomma c'è stata molta pressione da parte dei residenti per vedere di sistemare, anche perché lì c'è per esempio un distributore di benzina e spesso questi incendi lambivano addirittura il distributore, per cui c'è obiettivamente una pericolosità sociale notevole, oltre anche al fatto della bellezza che ci sarà un domani. Quindi questo ci sono appunto un po' di polemiche sul discorso degli animali, ma ripeto, Comune di Milano è pronto ed è assolutamente in accordo con queste associazioni per vedere di salvaguardarle. Quindi ecco. Sul Rizzoli l'abbiamo già un po' detto, è un quartiere che necessita di tanti interventi, a parte questo proprio sul verde, ma ci sono in progetto a Crescenzago, il Reinventing City prevederà la costruzione di un edificio di case di abitazione, ma con l'insediamento di attività commerciali. E sull'area della ex Rizzoli c'è un grandissimo progetto invece di uffici. Ma di Kengo Kuma, di questo grande progettista giapponese che prevederà piazzette, esercizi commerciali, bar, quindi davvero è un quartiere in totale via di trasformazione. Per le trasformazioni urbane ci vuole tempo, Tempo. però ecco, Sì, io mi anche sento di perché. dire che il lavoro che abbiamo fatto cioè, vede i suoi frutti e piano piano anche i cittadini avranno delle Anche risposte perché questo è un dialogo per concrete. cui si dà informazione ai cittadini, però bisogna comprendere che gli step da seguire per Eh portare sì, a termine i sono lavori lunghissimi sono infatti. numerosi, anche i controlli comunque sono necessari. Prima parlavamo della salvaguardia degli animali, anche questo, ecco, vivere in una Certo, città vuol dire sì. rispettare tutti, anche gli animali. Sì, poi c'è il tema, lo accenno solo, delle case popolari, lì c'è un grande, sono 2 complessi molto grandi, tanti numeri civici di case gestite da di proprietà del comune. Parte di queste rientra nella riqualificazione, nella coibentazione energetica prevista dal bonus 110%, ma si sta cercando in tutti i modi di vedere questa riqualificazione estesa a tutti i condomini e a tutti gli stabili, perché tutti gli stabili necessitano di interventi di questo genere. Quindi un'altra sfida dell'amministrazione comunale sarà quella di ricomprendere tutti e non lasciare indietro proprio nessuno, insomma, perché tutti hanno veramente il diritto di vivere in una Certo. casa dignitosa. Quindi su questo mi sento di, non personalmente io, ma comunque la nostra amministrazione ha sicuramente questo obiettivo. Certo, mettiamo la Ecco, luce un po' su quelli che sono i punti importanti. sì, sono i Il punti. quartiere Rizzoli è ricco di trasformazioni in questo senso, per cui Bravissima. avremmo un po' di punti da toccare, magari potremmo prossimamente Sì. approfondirli. Abbiamo offerto una panoramica su quelle che sono Esatto. le rivisitazioni, ecco, principali. Però abbiamo anche un altro tema che oggi abbiamo accennato, che se vogliamo di nuovo è vicino a quello che è il termine della riqualificazione, del controllo, è relativo al Parco Lambro. Cosa Sì. abbiamo da Allora, il trattare? Parco Lambro, diciamo che io mi sono sempre interrogata. Voi sapete, il Parco Lambro è stupendo, è uno dei parchi secondo me più belli di Milano
verde, ben curato, sicuramente ci sono antiche cascine, anche quello per esempio sarà un obiettivo futuro, quello di capire anche tutte queste strutture come potranno essere recuperate. Abbiamo Dommazzi all'interno, il CEA. Ci sono stati negli anni passati dei problemi sull'uso, sull'utilizzo del verde da parte di numerose persone che ne fanno un uso, diciamo, non corretto attraverso queste appunto grigliate, spesso che sfociano in bevute colossali, e quindi c'è effettivamente un atto di quelle che regole, diciamo, di utilizzo del parco. Allora, quello che io ho pensato, e vediamo adesso se darà dei buoni frutti, è però sicuramente già posso dirvi che sono molto, molto gradite queste presenze delle giacche verdi di Lombardia, che sono un corpo di protezione civile a cavallo, sono dei volontari che praticamente pattugliano l'area verde a cavallo, quindi raggiungono anche luoghi dove la polizia locale non può arrivare perché deve stare a presidiare la macchina, quindi si muovono all'interno del parco, creano anche un rapporto di vicinanza, di amicizia, soprattutto con i bambini, perché sono cavalli bellissimi, fra l'altro molto docili, molto ben tenuti. Loro stanno all'idroscalo, hanno il loro maneggio. E sono la particolarità, sono dei cavalli sequestrati alla criminalità organizzata. Quindi il presidente dell'associazione Giacche Verdi è il custode giudiziario. Quindi sono comunque controllati e quindi sono cavalli davvero molto, molto, diciamo, ben tenuti e anche bene Possiamo addestrati. soprannominarla Sì. come una eco-pet therapy, no? Sia terapia dell'ambiente ma anche Esatto, infatti, animale. brava, bravissima, perché davvero io invito tutti ad andare all'idroscalo, la domenica pomeriggio fanno il battesimo della sella. È una realtà davvero che ho conosciuto e che mi sono sentita di coinvolgere in questa attività in collaborazione con la polizia locale, che naturalmente in caso di necessità supporta le giacche verdi se segnalano qualcosa che accade, e ovviamente loro non hanno il potere di intervento, però fanno, diciamo, quello che si dice la moral suasion, cioè segnalano, chiedono di comportarsi in un certo modo, e devo dire che fino ad ora i risultati ci sono. E quindi sono quattro cavalli, due coppie, arrivano la mattina alle 9 del sabato e della domenica, proprio nel quartiere Rizzoli, e poi girano tutto il giorno. Quindi se li vedrete in giro saprete Sappiamo che sì, che è perché. un rapporto col Municipio 3, e quindi io ne sono molto contenta, poi vedremo i risultati. Insomma, è un po' una Certo, sperimentazione, è quindi un punto di sì, partenza anche, esatto. indubbiamente. Allora, Presidente Antro, io la ringrazio. Intanto le do un po' di tempo per respirare perché abbiamo la nostra proposta, quella della top 5, con la quale guardiamo, indaghiamo le curiosità della nostra città. Possiamo giocare tutti insieme, però le propongo di guardare la grafica perché Grazie. oggi la domanda, la mettiamo così, è quella dei 5 quartieri a Milano dove anche il cane del vicino ha milioni di follower su Instagram. È il nostro modo un po' simpatico per dirvi quelli che sono i 5 quartieri di Milano con le personalità un po' più di spicco del mondo online, che oggi è una realtà continuativa rispetto a quella concreta, quella del mondo offline. Partiamo subito con la posizione numero 5, il quartiere in questione è Corso Sempione, abbiamo De Martino tra i tanti nomi, sicuramente avete avuto modo di conoscerlo, ex ballerino di Amici, e quindi sicuramente una Io non lo personalità che seguo. porta un certo numero di follower Ebbene, a lo Corso seguirò. De Sempione. Martino. Andiamo alla posizione numero 4, così anche la Presidente fa un ripasso del Esatto. mondo social. Alla posizione numero 4 abbiamo City Life con la coppia più famosa Beh, italiana questa perché la abbiamo i so. Ferragnez, e questa era facile. Saliamo però ancora, abbiamo Brera. Brera con vabbè, abbiamo nomi diversi dal mondo sportivo al mondo artistico, tra questi ad esempio Ramazzotti. Però saliamo perché la posizione si fa calda, siamo alla posizione numero 2 e abbiamo Corso Como. Corso Como anche qui più personalità, tra cui Abatantuomo, citiamo, ma anche Gattuso, e sono nomi anche questi che sicuramente animano il pubblico, ma la posizione numero uno dei 5 quartieri che a Milano hanno più follower è
Isola, abbiamo Isola. È certo. Quindi abbiamo visto così quelli che sono i quartieri più popolosi per quanto riguarda il mondo del web. Ed è stata sicuramente un'alternativa, un modo diverso per guardare la nostra città, non solo per guardare all'arte, alle vie, ma anche per conoscere quello che è un modo nuovo di vivere, di conoscere certo. Milano. Adesso però dobbiamo andare avanti perché poi abbiamo le nostre voci dal web col Comitato Abruzzi Piccinini successivamente, quindi prima lascio lei la parola, tocchiamo il nostro terzo tema della scuola ex Maroncelli. Ah. Va bene. Lascio la parola così facciamo un punto allora, con i nostri cittadini. Sì, questo è un tema ancora che vedrà il suo sviluppo in un futuro, perché stiamo parlando di una scuola molto importante nel quartiere di Lambrate, in particolare a rimembranze di Lambrate. È una scuola, è una ex scuola elementare, attualmente è occupata da alcune aule, da aule e cucine dell'Istituto Alberghiero Vespucci, che è sempre nel municipio 3 a pochi centinaia di metri, che però sta costruendo delle nuove aule e quindi finalmente gli alunni del Vespucci, finalmente per loro, perché comunque non era una struttura molto idonea per accoglierli, anche se ci sono stati parecchi anni, finalmente potranno andare nelle nuove strutture che verranno costruite appunto all'interno del loro istituto, con laboratori molto moderni, e quindi questo sarà un'occasione per riqualificare un intero complesso, un complesso che è stato costruito una prima parte negli anni 20, quindi ha veramente una storia per il quartiere, cioè tanti abitanti di questo quartiere sono andati lì alle scuole elementari, quindi è sicuramente una scuola, un luogo amato dal quartiere. Come sappiamo, limitrofo al quartiere di Lambrate c'è il quartiere Rubattino, quindi con oltretutto uno sviluppo anche quello edile notevole, quindi con un'esigenza di scuole primarie, scuole di primo grado e anche secondarie di primo grado, elementari e medie per intenderci, da assolutamente implementare nel quartiere. C'è stata recentemente una delibera della giunta comunale che ha investito parecchi milioni per riqualificare, 18 milioni lo si può dire perché è pubblico, per ristrutturare l'intero complesso. La particolarità è, oltre a insediare scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, è che la struttura di questa scuola è particolare perché ha sia al suo interno una palazzina molto carina dove c'era la scuola in infanzia anticamente, ma attualmente ci sono le cucine dell'alberghiero, ma lì si potrà creare, e quindi si dovrà avere un rapporto, una condivisione con il quartiere, degli spazi diciamo per la cittadinanza, quindi spazi sia a favore della scuola ma anche del quartiere, quindi potrebbe essere una biblioteca, una ludoteca, un'audioteca, insomma un luogo, un laboratorio artistico, un luogo dove poter andare anche quando la scuola è chiusa. C'è un grande cortile che si pensa di poter adibire a una piazza, proprio, cioè come se fosse una piazza protetta, però aperta al pubblico, e anche il municipio l'ha chiesto diverse volte, c'è la possibilità di creare un passaggio fra la via Conte Rosso e il viale Rimembranze di Lambrate e la piazza, e quindi creare proprio una, cioè esatto, perché questo è un quartiere davvero cresciuto negli anni, è sempre stato un quartiere molto vivace, ma è molto ricco di associazioni culturali, artigianali, ci sono i sabati di Lambrate, come saprete, c'era il fuorisalone fino a poco tempo fa, però diciamo c'è il teatro Martiniti, il cinema all'aperto, è un luogo veramente ricco di proposte, di offerte, quindi credo che la scuola sistemata lì potrà dare veramente una nuova vitalità al quartiere e soprattutto accogliere i bambini che nasceranno certo. prossimamente per essere, insomma, per poter andare comodamente a scuola, raggiungerla a piedi, perché bisogna andare a piedi, questo io lo dico sempre a tutti. L'abbiamo menzionato anche la scorsa volta, quindi è sempre un collegamento che ritorna, cioè l'idea di una città vivibile, esatto, uno spazio fruibile a piedi. Giusto. 15, 20 minuti, anche 30, se uno cammina anche per 30 minuti male non fa. Anzi, al bambino, diciamo che si dice, no, quotidianamente, esatto, la camminata corretta, no, per infatti, portare un po' di movimento, e quindi, in termini di salute aiuta bicicletta, sicuramente. Bicicletta a piedi,
fa solo bene, insomma. Bene, ecco, insomma, quindi... sì, la scuola come mezzo anche per aggregare, per dare nuovi spazi, per portare al centro di nuovo anche i bambini, i ragazzi, che sicuramente sono una parte fondamentale anche per la crescita di una città. Allora, la ringrazio, Presidente, perché abbiamo toccato tre temi molto ricchi anche da sviluppare, quindi speriamo di aver dato spazio, insomma, a un po' di vostre risposte in questo senso. Però abbiamo ancora un aspetto importante, che è quello delle voci del web. Bene. Mandiamo così il video del Comitato Abruzzi Piccinni che ci illustra le domande e la Presidente dovrà rispondere. Vai col video. Buongiorno, sono Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi e presidente del comitato Abruzzi Piccinni. Dal 2005 mi occupo di territorio, affrontando le diverse criticità che possono nascere nei diversi ambiti insieme ai cittadini, in maniera spesso positiva e propositiva e sovente in collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine. Nel corso di questi anni abbiamo affrontato diversissime criticità, dalla prostituzione in strada, al graffitismo vandalico, al degrado urbano, alle tematiche della viabilità. Oggi vorremmo parlare di una nuova criticità che è stata messa, diciamo, in luce dai cittadini di una porzione del tratto di Via Abruzzi ed esattamente della porzione posta tra Via Piccinni e Piazzale Loreto. Questo ambito territoriale ha una problematica di tipo degrado urbano. Perché? Perché praticamente si presenta come una grande colata di cemento. Quella era un'area in cui nel passato si sviluppava il mercato comunale all'aperto in Via Abruzzi. Attualmente questo ambito è utilizzato per i tram come area, diciamo, di manovra per l'andata e il ritorno nei limitrofi depositi. Pertanto tutta questa colata di cemento è inoltre caratterizzata da oltre 60 panettoni di cemento che servono per allontanare eventuali parcheggi di auto e per consentire, diciamo, in maniera agevole le manovre dei tram. Quindi, oltre a queste diciamo criticità visive, si unisce il fatto che questa area è spesso utilizzata come discarica abusiva, è spesso utilizzata per l'abbandono di veicoli di moto, chiaramente, perché le auto non possono transitare. Oltretutto, sempre in questa area abbiamo la presenza di tre pensiline del tram, che però sono in disuso da tanti anni e che chiaramente diventano luoghi nei quali si vanno a rifugiare durante la notte e magari senza tetto della zona, lasciando un degrado molto elevato. Oltretutto questa area è caratterizzata dalla presenza di marciapiedi che sono ormai tutti dissestati, dalla presenza di barriere metalliche che sono abbattute e arrugginite. La porzione proprio più terminale di questo ambito è invece caratterizzata dalla presenza di un parcheggio praticamente ormai che non ha più le strisce delimitate, buche, eccetera. Quindi perché i cittadini chiedono questo intervento? Perché questa area a breve avrà un grosso riqualificazione, tutto il piazzale Loreto sarà riqualificato. In questa area recentemente c'è stato un grosso progetto di riqualifica di 5 palazzi del Liberty della nostra zona, quindi dall'80 all'86, e quindi praticamente c'è un grosso, diciamo, anche ricambio generazionale nelle persone che abitano in questo quartiere, che quindi chiedono una nuova ripristino del urbanistico di questo piccolo tratto. Chiaramente gli interventi che noi proporremmo possono essere di diversa, diciamo, spessore economico, che quindi vanno magari dalla semplice asfaltatura piuttosto che da mettere magari delle fioriere o delle ambiti di verde, in modo tale che si riduca questo impatto che è veramente molto brutto di cemento. Grazie.
Ringraziamo le nostre voci del web con un video bello intenso, però prima di lasciare la risposta al presidente Antola, leggiamo giusto un commento significativo di quelli che vengono poi scritti sotto il video stesso. Allora, abbiamo Mattia che chiede, ve lo vedete anche in grafica. La linea tranviaria andrebbe riattivata, alberati i lati del parterre tranviario e creare fermate a norma con inverdimento dello spazio tra gli alberi. Allora, questo si ricollega a quanto sentito durante il video, lascio lei la parola. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio Fabiola Minoletti, con la quale abbiamo veramente, sono anni di stretta collaborazione con il municipio e poi anche con altri municipi, perché davvero lei è l'anima di questo comitato, sempre attenta a intervenire laddove ci sono situazioni così di disordine, di sporcizia, di pulizia, da fare, fa questi cleaning meravigliosi. Coinvolgendo un sacco di cittadini volontarosi e gioiosi di riprendersi cura del proprio territorio. Il tema che ha posto il Comitato Piccinni e Fabiola, ma anche altri cittadini, mi è ben noto e io stessa l'ho posto anche in diverse sedi, però, come al solito si dice, ci sono un sacco di priorità e di interventi che sono stati davvero tanti nel Municipio 3. Pensiamo alle diverse piazze che sono state sistemate. Adesso prossimamente ci sarà la sistemazione di Piazzale Bacone, che ha bisogno veramente tantissimo di un intervento di messa in sicurezza, quindi ci sarà quell'intervento. Questo pezzo di parterre ha proprio ragione Fabiola e tutti i cittadini. Diciamo che nell'immediato dei progetti così ambiziosi come vogliono essere fatti, lì bisogna sentire ATM, sentire proprio la mobilità, perché ripristinare una linea tranviaria non è come dirla, lì c'era il 33 che per anni ha servito i cittadini, però evidentemente se è stata soppressa è perché ci sono proprio delle ragioni viabilistiche e di altri servizi che si sono sovrapposti. Quindi su questo non me la sento di, cioè, di non ho potere decisionale. Però sicuramente intervenire su quel tratto e anche su tutta un po' la platea del tram, di questa via tranviaria che non è morta, è una linea comunque che serve per andare al deposito ATM di via Teodosio. Sicuramente necessita di un restyling, ci sono queste appunto, come diceva Fabiola, le pensiline dell'ATM abbandonate, ci sono dei panettoni brutti, erbacce che. Quindi sicuramente ecco, quello che potrei dire come impegno è quello di cercare almeno di. Ci ho provato, Fabiola, ti posso garantire che ci ho provato. Però lì appunto bisognerebbe fare un progetto un pochino strutturato, però per esempio già togliere la pensilina, vedere anche questi panettoni come sistemarli, dipingere le ringhiere arrugginite e togliere le erbacce, già questo potrebbe essere una prima presa di posizione. Si parlava di fioriere, Fabiola parlava di fioriere, però lì la difficoltà è poi chi se ne prende carico, perché come sapete è difficile che il Certo. servizio del comune possa, per cui, però sono stati, ci sono i patti di collaborazione con i residenti, con i cittadini che in certi casi funzionano molto bene. Bisognerebbe capire se in un caso del genere si può anche attivare. C'è però l'attraversamento di Viale Abruzzi che la vedo un po' difficile come posizione. Per cui ringrazio per aver riposto all'ordine del giorno questo tema. E ne condivido le motivazioni e quindi cerchiamo nel futuro di Una soluzione. poterlo sistemare perché è corretto quello che è stato segnalato, insomma. Bene, allora ringrazio anche il comitato che dà una segnalazione, che appunto è sempre importante ricondividere, che possa essere anche utile per trovare poi la soluzione insieme, no? Certo. Dicevamo. Allora, ringrazio anche Caterina Antola, la nostra puntata si conclude qui oggi, quindi grazie per le risposte e i temi che ci hai portato. Sì, grazie a voi tanto, buonasera e speriamo di Alla rivederci prossima presto. sicuramente avremo modo di approfondire altre Vi tematiche. aggiornerò sull'evento. Grazie ancora Presidente, Grazie. grazie anche a voi che
ci avete seguito, vi ricordiamo che noi ci offriamo come piattaforma per dare spazio ai vostri commenti, alle vostre domande, quindi ci trovate sempre qui ogni martedì, ogni giovedì alle 19.30 su Facebook. Grazie, buona serata.